le nostre principali ragioni sono semplicemente due, sono due soltanto, ovvero di ottenere una ridistribuzione del valore del prodotto lungo la filiera, a partire dal produttore fino al consumatore, possibilmente raggiungendo un prezzo equo che non si abbassi sotto il costo di produzione dei nostri prodotti. Il secondo punto è quello di partecipare al tavolo permanente che verrà istituito per parlare con il ministro delle nostre problematiche, accanto al presidio di Nomentana, che purtroppo non ci ha coinvolti né noi né gli altri presidi più piccoli. Al tavolo delle trattative ci vorremmo essere noi, non i sindacati, che non ci tutelano in nessun modo, anzi hanno forse cercato di strumentalizzare le nostre proteste. Quindi alcune cose dell'incontro che c'è stato con il ministro non vi hanno convinti al 100%? No, diciamo che riguardo alla carne sintetica e all'IPF agricola siamo d'accordo che sì, sono cose che ci creano problemi, ma i nostri problemi sono molti altri e quindi anche sui 10 punti di quelli che sono i principali del presidio di Nomentana, noi siamo sì d'accordo con quelli, ma pensiamo che bisognerebbe portarne avanti di meno, ad esempio due come noi, per cercare di riuscire ad ottenere un risultato immediato. E voi siete intanto fermi sul rimanere qui anche nei prossimi giorni? Sì, noi continueremo ad oltranza, non bastano le promesse, ma vogliamo dei risultati.